Buongiorno a tutti, sono Luigi Onorax, per finite, benvenuti a questo nuovo video. Prima di iniziare, spero che tutti quelli che mi seguono dalla zona colpita da terremoto stiano bene. Ho sentito la notizia, sto registrando il video nonostante le basi siano pronte proprio oggi, quindi un augurio da parte mia verso tutti coloro che sono stati colpiti direttamente o indirettamente nel terremoto, che vada tutto bene e che possano recuperare nel caso abbiamo perso qualcosa. Perché ho notato, almeno dalle informazioni che ho visto, che molti edifici non hanno retto. Per fortuna sembra ci siano pochi morti. Comunque, lasciando questo argomento, in quanto non è un canale che lo tratta, però mi sembrava d'obbligo farlo perlomeno presente e dare il mio augurio che non sia successo nulla a nessuno che seguiva in generale a familiari o amici. Iniziamo con il video. Continuo diretto del video uscito ieri per il Global. In realtà c'è un'altra puntata che andrebbe in mezzo tra i due, che uscirà tra un mesetto e mezzo, quando uscirà nel Global Xenotranks. Ovvero oggi analizzeremo quello che a mio avviso è il miglior team da torneo attualmente utilizzabile nel Giappone. Ora, a differenza del video che avete visto ieri, questo team presenta alcune variazioni molto, molto, molto importanti da non sottovalutare. Alcune ve le ho messe direttamente all'interno delle schede, altre ve le dirò anche a voce. Allora, iniziamo l'analisi quindi del nostro carissimo team. Come vedete, Gogeta è totalmente sparito e si tratta invece di un team doppio Tarless Turint, avente come AOE ben 3 PG, ovvero Broly, Majin e Xeno, e 2 Keybuster, oltre all'obbligatorio leader amico Tarless. Ora, iniziamo l'analisi PG per PG e vediamo un attimino. Vi dico subito che è molto difficile trovare dei sostituti in questo team, molto molto difficile. Iniziamo dal leader, Tarless Tour, PG che entra di prepotenza al decimo posto della classifica, non posizioni più alte perché lo stun mi pare sia addirittura calato di percentuale, mentre i danni sono pressappoco inesistenti, ma la passiva è un qualcosa di terrificante. Naturalmente non ci sono sostituti all'altezza di Tarless, siamo sinceri, potete metterci chi cavolo volete, sarete più deboli di uno che utilizza Tarless. Nel caso come me però non lo abbiate, rimane l'unico sostituto possibile, che però qua non è consigliato perché comunque non è all'altezza, è Gogeta, grazie al più 3 chicche che dai a Overina Flash. Chi ha Tarless sarà avvantaggiato, ma un pochino si recupera prendendo Tarless amico, sperando lo giochino in molti. Analizziamo i tre AOE. Per primi due AOE obbligatori, perché sì, uno dei tre AOE non è obbligatorio. Iniziamo con Majin Vegeta, attualmente tornato il più forte AOE del gioco, dopo un pochino di tempo in cui Xeno lo aveva preso e buttato nel pattume. Con l'uscita dei nuovi supporti tech e tutto quanto, ha troppi troppi personaggi che lo fanno andare in special immediatamente per non essere calcolato. Grandissimo PG nel team che vedete, salvo Brick, che è il motivo per cui il nostro caro amico Xenotranks non è obbligatorio, parte con un minimale di 6 chi, ma proprio nel peggio, no, 5 chi nel peggiore dei casi, mentre nel migliore dei casi parte con 9 chi, 10 se non erro nel caso Linky con Goku Tour Super Saiyan. PG della Madonna, a oggi il miglior PG AOE del gioco, il migliore macinatore di tornei. Abbiamo poi Broly che ha recuperato un po' di strada rispetto al passato, dove in cui finalmente potrà essere utilizzato al meglio. Ha i suoi supporti, esattamente come Majin Vegeta, che lo rendono di nuovo una belva, ed esattamente come lui parte da un minimale di 5 chi fino a un massimale di 9, non di 10 a differenza, in quanto comunque i link che ha non dovrebbero garantirgli quel chi in più al 100% dei casi. Tutto sommato però un PG che ha riguadagnato la posizione battendo come utilità attualmente Xenotranks. Xenotranks che è proprio il terzo PG di cui parliamo, non è più un PG obbligatorio nel team. Un team con tutti e tre gli AOE è il team che consiglio in quanto matematicamente è quello che è più facile chiuda di primo turno.
Poi anche quello che è più facile è che bricchi, come abbiamo visto nello scorso video, briccare vuol dire che si spacchi la combo e vi crei un danno invece con vantaggio. Nel caso vi escono Majin Vegeta, Xeno e Broly nello stesso turno, come potete immaginare, nel caso vi escano, vediamo un attimo, Xeno più Goku, più Gogeta, nel caso non abbia, no, Gogeta potrebbe servire. Nel caso vi escono i tre insieme solo, perché pensandoci bene negli altri casi guadagna comunque, Xeno ha davvero problemi. Inoltre il fatto che debba avere meno dell'80% di vita per essere decente lo rende ancora una volta un PG che non è portato almeno agli inizi al subito shot. Come cambiarlo? A differenza di altri PG in cui vi consiglio dell'altro PG in cui vi consiglio unicamente chi Buster, qua va molta discrezione. La maggior parte delle persone penso che preferiranno al suo posto mettere un bel Ki Buster alla Golden Freezer Tech o Trunks GT Tech, PG che danno quel 2 Ki a Broly e Majin per dare un ulteriore vantaggio. Mio personale avviso non è da togliere Vegeta GL. Vegeta GL Turro, o anche la versione UR, penso, è un PG che vi regala la vittoria al 100% al secondo turno, in quanto vi permette al primo turno di far fuori quattro nemici, lasciandovi al secondo turno soltanto un povero Cristo da maciullare, tre poveri Cristi da maciullare, o anche un povero Cristo nel caso gli avversari colpiti tutti nello stesso punto. Da sottolineare che nel caso abbiate solo Xeno Trunks, e qua ve lo dico onde evitare che me lo chiediate, non è consigliato Vegeta. Xeno Trunks deve essere giocato con un team aggressivo che vada molto spesso sotto l'80% degli HP. Potete usarlo per sicuro di non andare sotto il 50%, perché vi ricordo che sotto il 50% Tarless non serve. Scusate, bevo un attimo, ho qualcosa in gola. Scusate, dicevo. Sotto il 50% di HP, Tarless perde totalmente la sua forza. Quindi per cui, altro motivo per cui io in questa postazione preferirò, nonostante abbia i Ki Buster, mettere il nostro caro Vegeta. Vi consente al 100% praticamente rimanere sopra il 50% di HP, vi permette, anche se non da chi, di chiudere al secondo turno ed è senza dubbio il PG consigliabile per eccellenza. Passiamo ai due Ki Buster invece, un pochino in meno rispetto al solito, ma Tarle stesso è un Ki Buster, quindi ci sta. La prima è Towa. Towa preferibile in questa tipologia di team in quanto regala il Ki un pochino a tutti. Naturalmente, mi ero dimenticato, nel caso togliate Xeno, è possibile il brick doppio Tarles più Towa, doppio Tarles più Goku. Però dovete capire che i brick ci sono sempre. Le possibilità però sono molto basse. Nel caso mettiate Vegeta, le potenze si abbassano ancora di più perché se esce Vegeta avete OTK al secondo turno. Quindi 2 QTK, TTK, chiamiamolo. Dicevo, Towa è obbligatoria e preferibile anzi a Trunks GT per il semplice fatto che regala Ki anche a Tarless, a Xeno Trunks, a Vegeta, senza distinzioni. Ma va al suo posto benissimo un PG del calibro di Trunks GT, Freezer Tech, Lunch, Muten, Tarball, qualsiasi PG che dia più 2 Ki come passiva, che abbia condizione o no. Nel caso mettete un PG con condizione, ancora di più aumenta l'utilità di Vegeta. Ultimo PG del team. Ultimo PG del team, PG che ha riportato in auge Majin e Broly, si deve tutto a lui, è Goku Super Saiyan 3 Tech, Super Saiyan 2 Tech, Tour, PG che riesce con la passiva a dare più 3 Ki a Broly e Majin, che attualmente non è assolutamente interscambiabile con nessun altro. Obbligatorio nel team, vi permette di partire al massimo nel turno in cui lo abbiate, vi fa fare delle giocate pazzesche con Tarless e regala Ki a non finire. Naturalmente in questo team viene un attimo penalizzato dal fatto che non dà nulla a Xeno, ma Xeno stesso dovrebbe riuscire tramite la passiva a darsi quell'autoboost. Non ha, come ho detto, sostituti perché è l'unico a dare così tanti Ki a due colori. PG quasi obbligatorio da avere, io l'ho pullato in una multi, doppio tra parentesi. Spero che anche voi l'abbiate pullato, anche se vi dico, se dovete scegliere tra i due è meglio Tarless.
anche se fuori dal torneo Tarles perde molto, ve lo dico. Fuori dal torneo Tarles perde molto come utilità. Anche nel 50 stamina di Gotenks, calcolando che Gotenks perde il debuff del Knocking quando si trasforma, non è tutta questa forza. Mentre Goku fuori può essere utilizzato da Dio in un team forze, da Dio in un team tech o in un misto facendo le porcate. Calcolate che ne un team forza, un team tech ormai parte con 6 ki, lui 9 ki, avete sia Bulma che Pampotet, creavi dei team che partono 12 ki. Abbiamo trovato un modo per far partire Goku LR con 12 ki e permettervi quindi abbastanza facilmente di lanciare la seconda special. Perché se parte a 12 ki poi ci vogliono 6 ki, mettete qualche orb manipulator, ve la giocate e ce la fate senza troppi problemi. Andiamo agli item. Gli item sono gli stessi in tutti gli altri tornei. Attualmente cambia davvero poco. Mettete i cambio colori in base ai PG che portate. Cercate di mettere solo due cambia colori anche se avete 3 AOE, in quanto il terzo potrebbe essere pesante. Sensuo, Dende, anche se nel caso portate Vegeta non sono obbligatori. E poi Frutti, Yanma e Baba per essere sicuri nella finale di non venire ammazzati dalla special lanciata dal primo cretino, come sapete che succede, che li potrebbe mettere nei guai. Detto questo, il meta è questo. Molti mi hanno detto nel video riguardante il meta del Global, ok, ma in realtà puoi andarci anche con un team senza OE e arrivi comunque in posizioni alte, idem nel jump. Ragazzi, dovete capire però una cosa. Un conto è che sì, potete portare il team che volete, anche tutte di R, e ce la fate arrivare in top 1000 se fate 20.000 tornei. Però il meta, cos'è il meta? È il modo migliore per affrontare una cosa, quello che vi dà più possibilità. Ed è fuori dubbio che un team che chiude nel 70% al turno 1 e al 100% nel turno 2, facciamo 90%, però è quasi impossibile chiudere di turno 3. Cioè, è matematico, 99,9% chiusa di turno 2 è molto più veloce di un team in cui chiudi al turno 3. E quei 30 secondi, anche fossero solo 30 secondi in ogni stage, alla fine diventano ore in 12 ore al giorno di torneo. Poi c'è gente che non ha tutto questo tempo per fare il torneo, in quel caso è meglio che utilizzi un team AOE perché chiude prima. Quindi non dico che questo sia l'unico team con cui arrivare in top, ma il team con cui è più facile, idem quelli nel global. Detto questo, vi ringrazio per aver seguito. Nei prossimi giorni non vi aspettate chissà che video. Non vi aspettate chissà che video, in quanto ci sarà torneo e sarò occupato, ho anche il grinding in Fate, che è uscito l'evento, è già pronto, sperando che qualcuno di voi ci gioca perché ci terrei a creare un gruppo, una pagina su Fate come l'ho creato su Monster Strike. Anche perché su Fate gli eventi riesco a portarli regolarmente, i video regolarmente, ma su Monster Strike ma va molto a culo a quale evento esce se riesco a farlo. Monster Strike va molto più a culo il portare video altro, mentre Fate sono sicuro che qualsiasi cosa esca riesco a portarci un video, tranne Camelot. Camelot è ancora troppo, ma Camelot non voglio finirlo io perché ho trovato come portare un video per finirlo totalmente free to play, l'ultimo boss. E per chi non sa di cosa parlo, l'ultimo boss di Camelot, che è la storia, equivale più o meno al 50 stamina di Broly nel Global come difficoltà per uno che non ci mette soldi, nel Jap, per uno che non ci mette soldi. Però esiste un modo free to play per batterlo e vorrei provarci facendo gli eventi bene e tutto quanto a non finire Camelot finché non riesco a portarvelo. Usciranno i video corti sui 40 stamina e 50 stamina, quelli che faccio soltanto per di farvi divertire un pochino come Bug Cell. Uscirà la sconfitta più alla velocità della luce di Gogeta, in quel caso usciranno due video al giorno. Vedo se riesco a registrare almeno un episodio di Pokémon. E poi si tornerà domenica pomeriggio con Team Training, settimana prossima alla normale programmazione. Vi dico soltanto che è probabile che mercoledì potrebbe dopo una vita non uscire nessun video perché lavoro, quindi devo vedere se riesco a fare un video, nel caso faccio il nuovo Dock and Debate che non devo montare, finisco in 20 minuti a registrare, poi essendo a casa di mia madre ho una connessione che va anche più veloce in upload e riesco a portare.
Quindi dovrei riuscire a garantirvi programmazione abbastanza regolare. Vi ringrazio per aver seguito. Auguro a tutti voi del JAP che domani inizia il torneo di andare forza. Non ci sono info su quel trunks, quindi non so dirvi. Per maggiori info, domani gruppo JAP che trovate in descrizione. In quel modo riuscirete senza alcun dubbio ad avere tutte le info necessarie su quel trago, ovvero mi devo rompere il culo ad arrivare in 5.000 per averlo in due copie, oppure anche 10.000 ne prendo una copia perché tanto non lo userò mai. Io temo tanto la seconda perché int, però sappiamo che buon sta arrivando. Detto questo, vi ringrazio e alla prossima, ragazzi.